Palazzo Reale ha aperto le sue porte il 17 settembre 2024 per celebrare il centenario di Mike Bongiorno con una mostra speciale che durerà fino al 17 novembre. Tra i tanti volti noti presenti alla serata inaugurale, a rubare la scena è stata senza dubbio Mara Venier, regina della televisione italiana, che ha reso omaggio al grande presentatore con la sua inconfondibile energia. L'amatissima zia Mara, con il suo carisma travolgente, ha preso il controllo dell'evento, dedicandosi a interviste esclusive e regalandoci un momento nostalgia quando ha girato la leggendaria ruota della fortuna, simbolo di uno dei giochi più iconici della televisione. La Venier ha saputo trasformare una semplice apparizione in un vero e proprio spettacolo, lasciando il pubblico incantato. Anche Jerry Scotti ha partecipato alla serata, entrando nella celebre cabina di Rischiatutto, ma è stata Mara a catalizzare l'attenzione, dimostrando ancora una volta perché è una delle figure più amate del piccolo schermo. Un tributo emozionante a Mike Bongiorno, una serata dove la Venier ha brillato, rendendo il ricordo del grande maestro della TV ancora più vivo e presente.